Non si era mai vista una tornata elettorale con tanti colpi di scena post scrutinio, forse perché mai come questa volta gli errori si sono aggiunti alla stanchezza, all'impreparazione e alla confusione. Dopo il riconteggio delle schede nelle tre sezioni in cui lo spoglio non era mai stato completato, la commissione elettorale si è pronunciata sul caso della circoscrizione di Picone Poggiofranco, dove il presidente uscente Franco Polemio, a cui era stata assegnata la vittoria per 2 voti, dovrà invece vedersela al ballottaggio con la sua avversaria del centrodestra Loredana Jacobelli. È dato per certo il ballottaggio anche nella circoscrizione di Iapigia Torre a Mare, dove però il candidato presidente del centrodestra Claudio Sgambati ha fatto richiesta alla prefettura e all'ufficio elettorale del comune per il riconteggio dei voti. Sarà il presidente della commissione elettorale a decidere nel pomeriggio se le schede saranno ricontrollate oppure no. Sgambati, in una sezione di 802 votanti, non si ritroverebbe 402 voti che invece erano stati calcolati dal rappresentante di lista. Nel caso in cui questi voti fossero confermati a Iapigia Torre a Mare, non ci sarebbe alcun ballottaggio e il candidato del PDL, Claudio Sgambati, potrebbe essere il vincitore contro il suo avversario D'Amore. Intanto, finché non si hanno notizie certe, la campagna elettorale continua.